Grazie Presidente. Il collega ha esordito con una parola, arroganza. Io di arroganza per ora ho conosciuto solo quella di chi amministra 12 miliardi di debito pregresso e si è rifiutata di venire a parlare con i consiglieri eletti da tutti i romani e a spiegare perché quel debito è stato formato. Si criticano i sorrisi, per forza, ci avete abituato alle lacrime di amministrazioni che hanno ridotto questa città sull'orlo del baratro. I romani con 770.000 voti hanno detto chiaramente da che vogliono essere amministrati. Questa amministrazione lo sta facendo anche con fatica, con molto impegno, con responsabilità e soprattutto uniti. Siamo uniti sia noi consiglieri che con i colleghi assessori, siamo un'unica squadra. Rassegnatevi. Governeremo per 5 anni questa città e poi vedremo. Cercheremo di farlo nel modo migliore, come per esempio partendo dal fatto che rispettiamo le scadenze sull'approvazione dei bilanci. Veniamo dai bilanci approvati a novembre, ma non quelli dell'anno successivo, quelli dell'anno terminato. Abbiamo approvato il bilancio di previsione il 30 gennaio, con 2 mesi di anticipo sulle scadenze di legge. Abbiamo approvato, appena arrivati, in tempi strettissimi, il piano di assestamento di un'amministrazione che non era nemmeno la nostra, perché era l'amministrazione tronca. Il commissario subentrato ad un sindaco sfiduciato dal notaio. Adesso ci apprestiamo ad approvare il rendiconto che la Giunta ha già deliberato e ha consegnato per il parere dell'OREF. Anche quella scadenza del 30 aprile sarà rispettata. Ovviamente parlo delle materie che meglio conosco, che più, diciamo, sento vicine. E siamo anche fieri di come abbiamo lavorato e stiamo lavorando nelle commissioni. Ad esempio, facendo sì che il bilancio che abbiamo approvato a gennaio fosse condiviso con le opposizioni, con chi voleva partecipare alle commissioni che, come tutti sanno ed è noto, sono pubbliche, non decisi negli ultimi 5 minuti all'interno delle segrete stanze e poi portate in aula per un voto, diciamo così, senza consapevolezza, ma solo la consapevolezza di parte. Vogliamo amministrare questa città in un altro modo, siamo convinti di farlo bene, siamo convinti di farlo con impegno. Adesso procederemo pure a lavorare sulle partecipate. A breve, domani ci sarà una commissione importante per illustrare quella che è l'idea delle partecipate della nostra amministrazione, quelle partecipate che sulla falsa riga del Comune di Roma Capitali, sono state ridotte anche quelle sull'orlo del baratro, almeno le principali, con miliardi di debito. E noi penseremo a rimettere a posto pure questo. Sarà un'impresa ardua, è un'impresa difficile, è un'impresa a cui vogliamo bene perché siamo stati mandati qui dai cittadini romani per provare a risolvere i problemi di 30 anni di cattiva amministrazione. E lo faremo con tutti quei signori seduti lì, che forse in qualche elemento sono cambiati. Vogliamo sempre portare avanti le cose con la migliore squadra possibile. Buon lavoro a tutti.